Buongiorno, bentrovati, sono Carmen Del Monte, questa è la rassegna stampa di oggi, giovedì 26 gennaio. Ci sono notizie veramente importanti sulla scuola di oggi. La prima la riportano un po' tutti i giornali, ma noi la prendiamo da Repubblica ed è l'articolo di Salvo Intravaia che ci informa che a partire dal prossimo anno scolastico, quindi il 2017, il 2018-2019, la filosofia sarà materia anche negli istituti tecnici e professionali ed è una potrebbe essere una vera e propria rivoluzione. Leggiamo. Tra qualche mese 1.300.000 ragazzi che mirano ad acquisire uno studio immediatamente spendibile nel mercato del lavoro potrebbero affiancare allo studio dei bilanci aziendali dei circuiti elettrici quello del pensiero di Socrate e Kant. L'annuncio arriva direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dove il sottosegretario Vito De Filippo ha presentato gli orientamenti per l'apprendimento della filosofia nella società della conoscenza e il relativo sillabo, una sorta di manuale per gli insegnanti. Due documenti che appunto propongono ai docenti delle scuole superiori una nuova didattica della filosofia che insegna agli studenti come usare quella materia per orientarsi in un mondo sempre più complesso e risolvere i problemi di tutti i giorni. L'obiettivo è dichiarato quello di fornire ai ragazzi più competenze per affrontare al meglio la sfida del terzo millennio. Ma vediamo se ci dice, eccola qua, come verrà applicata. Per farlo, le scuole potranno ritagliare ore di filosofia ridimensionando fino a un massimo del 30%, come prevede l'autonomia scolastica, quello delle altre discipline, oppure chiedere al Ministero di Viale Trastevere docenti di filosofia per realizzare attività didattiche oltre l'orario curricolare. Orientamenti e sillabo sono stati elaborati da una commissione di esperti coordinata dalla professoressa Carla Guetti, direttore generale al MIUR, ma nelle intenzioni sono aperti al contributo degli insegnanti. Quindi adesso vedremo, sicuramente nei prossimi giorni usciranno ulteriori notizie e specificazioni su come questa cosa verrà realizzata, però insomma la notizia è proprio di questa mattina e quindi vedremo gli sviluppi. Passiamo all'altro argomento di oggi, che sono le scuole invalsi. Allora, ieri abbiamo parlato del fatto che cinque docenti siciliani erano stati sospesi da scuola perché non avevano usato il registro elettronico per mancanza degli strumenti. Beh, a quanto pare ci sono anche le prove invalsi in ballo, perché lamentano i presidi, in molte scuole mancano i computer e connessioni adeguate. Vediamo come sono. Dice, le prove invalse 2018 si svolgeranno con alcune importanti novità. La principale riguarda le classi terze della scuola secondaria di primo grado, quindi ragazzi di terza media, per cui le prove invalse saranno requisito d'ammissione all'esame, ma non incidono sulla valutazione finale e inoltre si faranno ad aprile. Oltre a matematica e italiano, i ragazzi si troveranno di fronte anche alla prova d'inglese. Allora, non solo ci sono queste novità, ma le prove si svolgeranno il computer in modo da mettere in soffitta, dice la tecnica della scuola, la vecchia amata carta. Il problema è che le prove sono pronte, le scuole sono pronte a fare tutti gli invalsi attraverso il computer, hanno davvero a disposizione PC e connessioni adeguate per sostenere tali prove? In realtà sembra di no. La mia sensazione, spiega il Corriere della Sera Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio, è che ci saranno molte difficoltà a mettere in moto la macchina informatica. Non tutte le scuole hanno strumentazioni in grado di supportare gli impegni che si sbandierano. Di conseguenza, lo svolgimento delle prove non sarà più nello stesso giorno, alla stessa ora per tutti gli allievi delle scuole italiane. Le prove cambieranno da studente a studente all'interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe. La prova può avvenire in orari e in giorni diversi. Allora, considerato che l'invalsi dovrà essere una prova di valutazione nazionale per dare indicazioni appunto su base nazionale di qual era il livello di competenze degli studenti italiani, se le fanno diverse, non so poi come si possa uniformare i risultati. Quindi saranno in realtà le stesse scuole a organizzare il calendario delle prove, ovviamente stabilendolo in base sia al numero degli alunni che al numero del PC e stabiliranno anche come si dovranno svolgere le prove.
Si tratterà di organizzare un servizio, afferma il dirigente scolastico Giorgio La Rocca, se dovesse mancare la connessione in un plesso, vuol dire che gli studenti si trasferiranno nell'aula computer di un altro plesso dello stesso istituto comprensivo. E quindi, insomma, diciamo che c'è chi è abbastanza pessimista e chi invece pensa che la cosa possa risolversi. Comunque, anche se le scuole stabiliranno in autonomia i giorni e le modalità, c'è un arco di tempo, quindi le prove si svolgeranno nell'ambito di una finestra temporale che va dal 4 aprile 2018 al 21 aprile 2018. La durata delle prove sarà di 75 minuti per italiano e matematica, mentre per la prova d'inglese, i ragazzi avranno 90 minuti di tempo. Va bene, non ci resta che fare gli auguri per questa prova ai ragazzi di terza media e passare a un'altra notizia. Ci sono le elezioni, come sappiamo tutti, perché siamo bombardati quotidianamente da tutte le notizie che riguardano questo importante avvenimento. Ma le scuole quando chiuderanno? Chiuderanno, ci sarà un ponte decisamente importante, perché il MIUR ha comunicato qualche giorno fa le modalità di chiusura delle scuole che sono sede di seggio elettorale per le elezioni del 2018. E le scuole saranno chiuse dal pomeriggio del 2 al 6 marzo, quindi diciamo che c'è veramente un bel ponte perché i ragazzi appunto andranno a scuola la mattina del 2 marzo e ci torneranno la giornata del 7. Queste date cambiano, potrebbero cambiare in Lombardia e nel Lazio che sono anche sede di permessi, che sono anche sede delle elezioni regionali. Chiudiamo la rassegna stampa della giornata come sempre, come è d'abitudine, con la notizia scientifica. Avete saputo che ci sarà un asteroide che passerà vicino alla Terra il 4 febbraio? Vabbè, vicino per modo di dire, poi passerà a 4,2 milioni di chilometri, e quindi insomma, non è proprio vicinissimo. Diciamo che è vicino appunto in termini astronomici, non in termini quotidiani. Allora, questo asteroide è veramente molto grande, dice un asteroide sfiorerà la Terra il prossimo 4 febbraio, la notizia viene da scienzianotizie.it, a rivelarlo è la NASA che ha aggiunto come le possibilità di impatto siano praticamente nulle perché sarà di 4,2 milioni di chilometri la distanza che intercorre tra il nostro pianeta e questo grandissimo sasso spaziale, quindi uno spazio che non desta preoccupazione. L'oggetto viaggia a una velocità elevata e si troverà a sfiorare la Terra a 34 km al secondo, con un'accelerazione che secondo gli esperti è il frutto dell'avvicinamento dell'orbita al Sole. Speriamo che sia così. E gli hanno dato il nome, ovviamente, si chiama 2002 AJ129, sembra appunto Star Trek. L'asteroide è classificato come potenzialmente pericoloso, ma non rappresenta in ogni caso una minaccia per la Terra, anche se in un futuro più lontano, perché non interseca, la sua orbita non interseca con quella del nostro pianeta. Quanto è grande? È veramente grande, nel senso che ha un diametro che varia dai 500 metri a 1,2 km ed è lungo quasi 800 metri. E va bene, con questa notizia vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre per la rassegna stampa. Buona giornata.